richiamo il consigliere Bori per illustrare l'interrogazione riguardo la relazione di affidamento dei servizi di TPL urbano e extraurbano di navigazione mediante impianti fissi meccanizzati, misura 2 delibera l'articolo 154/2019, bacino del trasporto pubblico locale della Regione Umbria. Prego, consigliere Bori. Grazie Presidente. Allora, prima di tutto credo sia doveroso dare il benvenuto ai lavoratori del settore, dato che oggi parleremo di una questione che li riguarda, riguarda loro come lavoratori, e nella Costituzione c'è scritto che il lavoro è un diritto e il lavoro deve essere degno, oltre che garantito, riguarda i cittadini, perché il trasporto pubblico è un servizio pubblico, è un diritto, quello alla mobilità, di tutte le cittadine e i cittadini. Noi ci troviamo di fronte a una scelta profondamente sbagliata e incomprensibile della Giunta regionale. Questa interrogazione arriva dopo molti atti rispetto al trasporto pubblico locale, e questa scelta incomprensibile è di fare una gara dividendo il trasporto pubblico locale in lotti separati, l'esatto contrario di dove va il mondo e il raziocinio, invece che unificare, fare gare uniche, bandi unici, lotti unici per efficientare il lavoro, il servizio e garantire i diritti ai lavoratori. Noi dividiamo l'Umbria, che è un territorio non enorme, in cui ci sono esigenze differenti. Parleremo dei percorsi meccanizzati, del trasporto all'interno del lago Trasimeno, del trasporto su gomma, e in cui c'è un turismo durante l'estate a cui va garantita la mobilità, dato che lì il trasporto pubblico cala del 50%. C'è il tema del trasporto scolastico e le necessità dei lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere il proprio posto di lavoro, e di tutte le cittadine e cittadini, soprattutto quelli anziani che non utilizzano i mezzi o quelli che ancora non hanno la patente. Ecco, tutto questo si scontra con una volontà incomprensibile, che ora speriamo ci illumini l'assessore, rispetto a dividere il trasporto pubblico locale dell'Umbria, che è un bacino unico, in 4 lotti. Questi lotti saranno divisi tra Perugia e la navigazione del lago Trasimeno e le zone intorno a Perugia, il servizio extraurbano di Perugia, quello di Foligno e di Spoleto e quello della provincia di Terni. Questa scelta è incomprensibile perché impedisce, nel momento in cui ci sono periodi diversi dell'anno, di dare un lavoro sicuro e di utilizzare al meglio i lavoratori, che possono svolgere compiti e mansioni differenti, dalla bigliettazione alla navigazione, ai percorsi meccanizzati, al lavoro all'interno anche dei depositi, e quindi garantire un lavoro tutto l'anno a tutte e tutti, un lavoro degno. Ma è anche incomprensibile dal punto di vista economico per la Regione, perché comporta prima di tutto dei tagli che qua noi denunciamo, in secondo luogo delle spese e delle inefficienze, quindi è una cosa incomprensibile da ogni punto di vista, lo è anche dal punto di vista dei cittadini e dei turisti, che rischiano di non avere un servizio efficiente, perché dividendo in lotti un giorno in cui c'è una necessità su Assisi non possono andarci a lavorare lavoratori di un altro lotto, oppure nel momento in cui c'è una necessità sulla navigazione del Trasimeno non può venire qualcuno da altre zone, e così via. A cosa serve questa scelta, assessore? Noi glielo chiediamo perché non lo capiamo noi, ma non lo capiscono i lavoratori, che sono i più esperti nella gestione del trasporto pubblico locale, dato che è il loro mestiere, ma non lo capiscono nemmeno i sindacati, che hanno denunciato più volte queste scelte incomprensibili dal punto di vista, finisco, dal tempo di vista economico, dal punto di vista economico dei lavoratori, ma anche del servizio. Per cui noi le chiediamo qui oggi perché non ha aperto un tavolo di contrattazione con... Potremmo andare avanti a lungo a dire tante cose, anche il tema dei veicoli. C'è una flotta ad oggi di 670 veicoli e voi ne segnate invece 571. Non si capisce bene queste scelte, da chi sono dettate, chi le fa, come le fa, e anche come si pensa di far funzionare un servizio senza far ricadere i costi sui lavoratori e sugli utenti. Quindi
Le questioni che, tra le tante che sono scritte qua, gliene sottopongo due in maniera urgente. La prima, come mai non avete mai aperto un tavolo di concertazione con le rappresentanze sindacali, lavoratori che stanno denunciando questa cosa da tempo? Come mai? Oggi non volevate nemmeno farli entrare qui. E come mai si va verso un servizio inefficiente, inadempiente e più costoso? Ce le deve spiegare. Assessore Melasecche, prego. Presidente, io la informo, io non so quanto ha parlato il consigliere Bori, 5 minuti credo in totale. Questa è un'interrogazione, lo ricordo, così complessa, così articolata. L'interrogazione è di 6 pagine. Io non sono, neanche fossi Mandrake, in condizione di poter rispondere nel dettaglio a tutto quello che è scritto nell'interrogazione. Quindi vorrei sapere quanto tempo ho a disposizione, se si può fare un'eccezione, perché altrimenti non sono in grado di rispondere punto per punto all'interrogazione. Assessore, io le concederò chiaramente lo stesso tempo in più del consigliere Bori e quello che vorrà lasciare agli atti lo lasceremo agli atti e lo sarà poi a disposizione degli interroganti e di tutti. Prego. Le domande che pone il consigliere Bori sono domande alle quali abbiamo risposto decine, decine e decine di volte. Quello che dice il consigliere Bori è falso. Primo, perché la battaglia che sta facendo il Partito Democratico è di assoluta retroguardia. Le passate amministrazioni hanno distrutto il trasporto pubblico, tant'è che non c'erano neanche gli stipendi per pagare i lavoratori. E la Presidente Marini è stata costretta a cedere il ramo gomma a Bus Italia e società varie e il ramo tecnico ferroviario ad RFI. La situazione che abbiamo ereditato è stata di debitoria vergognosa, perché abbiamo ereditato 24 milioni di debiti che siamo costretti noi, stati costretti a pagare, più una transazione di altri 4 milioni. Quindi la situazione, e non solo, la situazione di Umbria Mobilità, con un processo penale in corso a carico degli amministratori messi dal Partito Democratico, e un altro procedimento con la Corte dei Conti, sempre a carico degli amministratori, per i disastri combinati. Quindi, per 15 anni il Partito Democratico e chi ha governato questa regione non ha avuto il coraggio di riportare a legalità, perché la situazione attuale, con atti d'obbligo contro la normativa nazionale, non è più consentita. Che il Partito Democratico oggi ci voglia spiegare cosa dobbiamo fare noi dopo i disastri che avete combinato è veramente incredibile. Vengo ai dettagli. Non è vero, la legge prevede tavoli precisi e noi in base alla legge abbiamo proceduto a convocare i tavoli e dare per l'ennesima volta le risposte. Ma se la pretesa, la prepotenza è quella di mandare un unico lotto che è contro la legge, lei può continuare a fare 100 interrogazioni, chi vuole potrà fare 1000 scioperi, io contro la legge non posso andare. Ricordo che la Regione Emilia-Romagna recentemente la sua proposta di fare un unico lotto per la parte della Romagna è stata bocciata dall'ART, l'autorità indipendente per la regolamentazione dei trasporti, che ha riconfermato in toto quindi assolutamente la nostra impostazione. Umbria Mobilità, lo ricordo, era in condizioni drammatiche. Noi abbiamo dovuto passare un anno e mezzo per discutere con le banche per non portare in tribunale. Questo è il risultato della politica di trasporti fatta da voi fino a 3 anni fa, 4 anni fa. Quindi non ci sarà nessun licenziamento. È falso, totalmente falso. Insistere per, diciamo, galvanizzare i lavoratori per il rischio di licenziamento è sciocco, è falso, non esiste, è una bufala. Non insistete perché prendete in giro i cittadini. Due, gli altri sindacati sono assolutamente in sintonia con una procedura dalla quale loro stanno ottenendo il massimo del possibile, clausola sociale rafforzata e tutto il resto. Quindi
noi regione tuteliamo innanzitutto gli 850.000 cittadini dell'Umbria, perché lo ricordo, caro consigliere Bori, in tutti i precedenti scioperi è stato bloccato il minimetro. Lei sa che il minimetro funziona con 5 dipendenti. Basta che uno fa sciopero, si blocca l'intero minimetro, che è costato alla regione e al comune di Perugia cifre esorbitanti e che costa ancora cifre esorbitanti. Lei ritiene corretto che una sola persona faccia chiudere il minimetro? Lei ritiene che sia corretto che sui battelli, sul lago Trasimeno, su 3 persone di equipaggio, una persona fa sciopero, si blocca il servizio in danno dei cittadini? Lo dica, espliciti le sue opinioni e quelle del Partito Democratico. Noi andiamo verso un sistema di totale modernizzazione, di totale digitalizzazione, per cui tutti i dati che noi oggi abbiamo, che sono totalmente insufficienti, li avremo in tempo reale e i comuni avranno la possibilità di migliorare il servizio, perché lo ricordo, i servizi di ogni comune sono assolutamente competenza dei comuni, quindi noi abbiamo solo il compito del coordinamento generale. Andiamo avanti. Io ritengo che questi attacchi concentrici di 2 sindacati soltanto su tutti abbiano ragioni puramente elettorali, e io lo capisco il suo interesse. Allora, inizio a leggere la relazione che mi ha fatto Umbria Mobilità, tecnica, non politica. Io ho risposto all'attacco politico del consigliere Bori, segretario del Partito Democratico regionale. Uno, l'affermazione del consigliere Bori che vi è il serio rischio di creare discriminazioni fra territori, tra le aree più disagiate, a causa dell'attuale congiuntura, si basa su una errata conoscenza delle modalità di regolazione dei rapporti contrattuali tra ente affidante e gestori dei servizi di trasporto pubblico e della regolazione sottesa agli affidamenti concorsuali, e è del tutto priva di fondamento. Non leggo la parte residua. L'affermazione che il bando di gara non prevede espressamente, come non lo prevede, quale motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione dell'appalto il ricadere in una delle condizioni escludenti di cui dichiara Umbria Mobilità, che è destituita totalmente di fondamento. Occorre studiare, consigliere Bori, occorre studiare, glielo garantisco, stante il fatto che il bando non è ancora stato pubblicato e non si vede pertanto in che modo se ne possa contestare il contenuto. Assessore, sto parlando io, per cortesia, mi faccia parlare. Intervengo, lei no. Mi faccia parlare. Lo richiamo io. Ora, no, ma neanche ora. Per sogno. Ora. Calma. Lei mi ha attaccato. Assessore, calma. Non andiamo. Va benissimo. Ha detto tutto quello che voleva. Scusate, non avanti. Assessore, avanti. Assessore, avanti. Me la secche. Assessore, avanti, continui. Lei mi vuole impedire, assessore, di dire la verità. Assessore. E mi vuole impedire di dire la verità. Enrico. Devi rispondere nel rispetto dei consiglieri. E lui deve parlare nel rispetto. Allora, io riprenderò l'eventuale, nell'ipotesi in cui il consigliere Bori le manchi di rispetto, lo riprendo. Lei, nel leggere la risposta dell'interrogazione, la invito a rispettare i consiglieri. Prego. E lei non lo interrompe. Lei non può imporre a me quello che devo dire. Si vergogni! Assessore! Enrico! Basta! Si risponde con educazione! Basta! L'educazione! Prego di rispondere, basta! L'affermazione che il bando di gara, come dicevo, è del tutto destituita di fondamento, stante il fatto che il bando non è ancora stato pubblicato e non si vede pertanto in che modo se ne possa contestarne il contenuto, precisando che la relazione di affidamento non devono essere contenute le clausole escludenti previste per legge e quindi per loro natura inderogabili, ma eventuali requisiti aggiuntivi rispetto alla legge.
3. L'affermazione deconsiderata con i 4 lotti il TPL subisce una modifica sostanziale rappresenta un mero punto di vista del consigliere e è l'opposto alle indicazioni della normativa europea e nazionale e da ultimo del codice degli appalti che rappresentano l'unico riferimento normativo cui la stazione appaltante deve attenersi. Ovviamente salto una pagina. Del tutto errata, consigliere Bori, è l'affermazione circa il taglio dei 13 milioni di euro, mentre si conferma, come previsto nella relazione, un corrispettivo complessivo per il primo anno con indicizzazione al tasso di inflazione programmata. 4. Gli obiettivi dei piani economici finanziari simulati, a cui si riferisce l'interrogazione, sono quelli standard di qualunque piano. Il riferimento citato al passaggio del regolamento relativo all'eventuale riduzione del costo complessivo del personale con blocco parziale o totale del turnover è del tutto ragionevole. Ma come può pretendere, consigliere, che se non dovessero servire in alcuni servizi 50-100 lavoratori si continua a indebitare la regione, i cittadini dell'Umbria con personale che non serve? Io glielo ricordo quando c'era la giunta Marini c'erano 1400 dipendenti, c'era una esorbitante, lei non tutela in questo modo gli interessi dei cittadini. Noi dobbiamo rendere un servizio efficiente, economicamente valido, moderno, affinché i cittadini abbiano il servizio migliore possibile. Diversamente quello che propone lei sono altri debiti a profusione. Non ha capito nulla, mi spiace, si informi all'Emilia Romagna, si informi ad altre regioni di sinistra, si informi alla Toscana, si informi dove governa il suo partito. Andiamo avanti. L'affermazione contenuta nei considerata che ad oggi non è stata proposta alcuna clausola sociale appare sorprendente alla luce di quanto esplicitamente riportato e della normativa sottoriportata, che evidentemente non è nota allo scrivente, lo scrive Umbria Mobilità, pur essendo stata illustrata nella relazione ed in tutti i documenti illustrativi presentati nel corso delle innumerevoli occasioni di consultazione sulla gara in oggetto. Si ribadisce che nel settore del TPL vige una disciplina speciale e rafforzata che noi in Umbria abbiamo per primi adottato. Altra pagina che non posso leggere. Andiamo avanti. L'affermazione che non si fa alcun accenno all'attuale personale Savit è palesemente inesatta. Il gestore uscente Busitalia, in conformità della delibera ART 154 del 209, ha trasmesso l'elenco del proprio personale da trasferire, includendo anche i lavoratori Savit, che risulta assolutamente coperto dalla clausola sociale. È un falso continuare a dichiarare il contrario. Bugie grossolane. Andiamo avanti. In merito al personale di navigazione, l'affermazione che l'inclusione del servizio della navigazione nel lotto 1 non appare compatibile, eccetera, eccetera, è errata, visto che tale promiscuità è proprio alla base dell'inclusione del servizio di navigazione nel lotto 1, come richiamato esplicitamente, perché in questo modo può consentire di contemperare i vuoti e i pieni dell'uno e dell'altro servizio. La promiscuità e fungibilità del personale, altro punto, verificata in sede di consultazione, impatta in modo assolutamente marginale sull'articolazione dei lotti di gara. In merito al personale non idoneo, il relativo trattamento è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di autoferro Travieri, che verrà mantenuto, l'abbiamo detto 100 volte, perché continua lei a dire, scusi, cose diverse da quelle su cui abbiamo già dato risposte ripetutamente una marea di volte. In merito al numero dei mezzi, come dettagliatamente ed analiticamente illustrato, i mezzi attualmente utilizzati dagli operatori è assolutamente esuberante. Non possiamo continuare a buttare soldi al vento, lo capisce o no? È fondamentale e non necessario e deriva da una gestione
non efficiente del parco autobus, anche a causa della sua elevata età media. Stiamo sostituendolo completamente con autobus elettrici, con autobus che hanno un impatto ambientale molto più basso, molto più basso. Stiamo facendo tutto quello che voi non avete fatto in 15 anni. Vado avanti e chiudo. La programmazione dei servizi è competenza propria ed esclusiva degli enti locali affidanti, i comuni e le province. Pertanto i piani di esercizio di gara sono forniti dagli stessi enti, non dalla regione, proprio sulla base della conoscenza e capillarità del proprio territorio. I rapporti tra comuni e agenzia della mobilità sono puntualmente regolati da un apposito protocollo d'intesa sottoscritto dalla regione e dai comuni stessi. Ultimi due punti veloci: le piccole imprese di trasporto umbre, contrariamente a quanto riportato nell'interrogazione, potranno partecipare a tutti i lotti, in quanto gli atti di gara disciplineranno, in caso di concorrenti plurisoggettivi, il limite ad oggi presuntivamente individuato al 20%, sia quale quota di partecipazione che quale quota di svolgimento dei servizi, ricoperto dal singolo concorrente partecipante a più raggruppamenti diversi. Infine, al contrario di quanto ad oggi contemplato nei diversi rapporti negoziali di affidamento risalenti ai primi anni 2000, gli atti di gara, nonché i contratti di servizio che verranno stipulati a seguito dell'aggiudicazione, conterranno, come di norma previsto in ogni procedura di evidenza pubblica, tutti gli strumenti e meccanismi finalizzati a garantire la corretta esecuzione del servizio e gli obblighi assunti in fase di partecipazione alla gara sia in capo all'aggiudicatario che agli eventuali subaffidatari. Consigliere Borri, se lei vuol dirci anche a chi dobbiamo far vincere la gara, ce lo dica, perché qui è già scritto tutto, anche chi dovrà vincere la gara, la prego, è una questione di legalità, è chiaro? Consigliere Borri, prego. Ovviamente può sforare il minutaggio, visto... Sicuramente. Allora, partiamo dalla base, che è quello del rispetto tra le persone e le istituzioni. L'assessore Melasecche, che per quanto mi riguarda non si doveva solo dimettere da consigliere, ma ora anche da assessore, offende nell'ordine le opposizioni, mettendo ora anche in dubbio... Assessore, ora ascolti in silenzio, per favore. Mette in dubbio... Faccia finire il consigliere Borri. Assessore, non tollero più interruzioni da parte di nessuno. D'opposizione, prego. Invece che svolgere normalmente il suo ruolo, stia minando la legalità in quest'Aula? Questo è quello che ha appena detto, nemmeno se ne rende conto. È gravissimo, si vergogni. La seconda cosa, ha aggredito i lavoratori. Ha aggredito i lavoratori, ora mi fa rispondere e ascolta per una volta invece che parlare basta. Offende i lavoratori, l'ha offesi qua fuori nell'aula dicendo che, cito testualmente, non gliene frega un cazzo del loro futuro, l'ha detto là fuori, abbiamo i video, ha detto basta, non si applaudisce in aula, abbiamo il video, per favore, dai. No, ma, scusa, offende le sigle sindacali, un attimo. Dopo aver offeso i lavoratori, l'opposizione offende le sigle sindacali, i sindacati fanno il loro lavoro che è di tutela dei lavoratori, rimanga qui e ascolti che le e fa anche bene. Un'altra dopo, consiglio. Offende le sigle sindacali, mette in dubbio la legittimità degli scioperi, gli scioperi sono un diritto costituzionale, assessore, e le persone se scioperano hanno un motivo. Se scioperano i lavoratori e lei dice fanno tanti scioperi, non capisco perché, glielo spiego io, perché lei non prende un mezzo pubblico da quanto? Ce lo dica, 40-50 anni? Quando è l'ultima volta che ha preso un autobus? Il minimetro quando lo prende? Un treno? Mai, non ha idea di come funziona il trasporto pubblico, loro ci lavorano tutti i giorni e lo hanno. Allora, e non sta offendendo nessuno il consigliere Borri, per favore, prego. E se c'è l'adesione dei lavoratori, lei li rispetti e li ascolti e non attacchi le opposizioni, non attacchi i sindacati, non mini il diritto allo sciopero, ma come le viene in mente?
Tornando a... Sì, sì, continuo pure, sicuramente sì. Lei si dovrebbe scusare con me per aver detto che sono ignorante, che non studio, che addirittura ho degli interessi legati al bando di gara. Ma di che parla, assessore? Si dovrebbe scusare con i lavoratori che ora stanno rinunciando al loro stipendio, non mi risulta che lei lo faccia mai. Stanno rinunciando al loro stipendio per scioperare, essere qua ed ascoltare le falsità che lei ha detto. E si dovrebbe scusare con le sigle sindacali che lei attacca puntualmente. Ma questa roba qua è una degenerazione della politica. Non va bene. Detto ciò, nel merito, io mi sono convinto di una cosa, assessore. Quando c'è una catastrofe, c'è una scala per quantificare quella catastrofe. La scala Mercalli, la scala Richter e i danni sono per tutti. La giunta che lei rappresenta ha una nuova scala, questa scala è la scala T6. I danni che riuscite a produrre in ogni cosa che toccate vanno gestiti come una catastrofe. Lo è sulla sanità, e lo sappiamo bene tutti, lo è sul trasporto pubblico, ci siete arrivati finalmente. Allora, assessore, lei mi deve spiegare come fa a dire tutto e il contrario di tutto, aggredendo e insultando il prossimo. Qui le chiacchiere stanno a zero. Ci sono i tagli sul trasporto pubblico locale. C'è la riduzione di personale di cui ha parlato lei. Cioè lei dice prima una cosa e poi il suo contrario. Ora, almeno la coerenza in un discorso andrà mantenuta. Ha appena detto che ci sono lavoratori in esubero, grazie a voi finalmente li mandiamo a casa, che costavano ai cittadini. Beh, questo è una novità. Il terzo, da un lotto unico, da un bacino unico, si passa a quattro. Ora, mi dica... Chi parla? Ho capito, ma come riprendo il consigliere, devo riprendere anche lei, no? Assessore, per favore. Ogni tanto... Ma lo dirà dopo, c'ha la question time di Bianconi, lo dirà dopo, basta, basta. 4, dividendo i servizi, dividendo i lavoratori, dividendo le gare. Allora, questi sono errori politici di cui vi assumerete le responsabilità. Se invece che insultare avessi ascoltato i lavoratori, i sindacati, ogni tanto anche le opposizioni, che non le fa male, avrebbe evitato questi danni. Lei vuole andare avanti come un treno contro il muro? Ci vada, ma almeno smetta di insultare l'intelligenza dei cittadini e chi le fa presente i suoi gravi errori politici e istituzionali. Grazie.